fermi quando vuoi. Achille Lauro, altro presidente storico, sindaco di Napoli, città che ha rappresentato anche in Parlamento, non poteva mancare anche lui. Assolutamente, anzi ringrazio Umberto De Gregorio perché ha mantenuto la promessa di rimediare immediatamente alle assenze di Ferlaino, Lauro e Ascarelli, i tre presidenti storici prima di Laurentiis. Lauro è stato il primo presidente a fare un'operazione di mercato che nessuno prima al mondo aveva mai fatto, cioè Jepson, 105 milioni, è stato un colpo di mercato mondiale e la gente molto spesso lo dimentica. Dimenticare Lauro non solo come presidente del Napoli ma come sindaco non è una cosa che fa piacere. I napoletani lo ricordano tutto. Senta, anche lei pensa come Ferlaino, se sono installato nella domanda? Anche lei pensa come Ferlaino, se ci sia stato qualcuno che si è opposto? Opposto in che senso? Alla prima stesura insomma dei tre ritratti, anche quello di Achille Lauro? No, penso di no, penso semplicemente che a parte che l'iniziativa è stata assolutamente meritevole perché mi piace moltissimo la stazione della metro così tutta dedicata al Napoli, ma poi perché dimenticarli? No, è capitato. Grazie. Lei ha parlato con De Laurentiis, gli ha mandato la lettera, che cosa gli ha risposto? Se l'ha risposta? No, mi ha risposto che i napoletani sono un po' piagnoni e lui ce l'ha questa cosa. Diciamo che io stimo molto De Laurentiis, però è un po' vittima del suo carattere. Vabbè, un'ultima battuta per la partita di questa sera. Forza Napoli, è una finale in campo neutro difficile da stabilire chi vinca. Io ovviamente sono tifoso azzurro sin dalla culla, per cui spero che il Napoli vinca, è ovvio. Grazie mille.